Quindi. Altro a questo Ferrini, punto. Ferrini, A Ferrini. mio primo Ok. capitano. Allora, siamo rientrati, stavamo un po' commentando il premio del nostro vincitore del quiz, Lorenzo, perché questo quadretto, che io chiederei alla regia di inquadrare appunto, ha le vecchie glorie del Toro e quindi grande importanza avere un passato forte su cui poggiare le fondamenta e costruire. Costruire, speriamo che avvenga anche quest'anno. Stavamo appunto parlando del nuovo mister e poi ridò la parola a Roberto che ho interrotto per mandare la pubblicità perché sappiamo quanto sia importante formare uno zoccolo duro in una squadra. Cosa che dal Toro ormai è da un paio di anni che non è che si verifichi proprio in maniera ottimale, totale, pienamente, e quindi vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Allora, Roberto, torniamo a noi. Io Sì. ti ho interrotto, mi stavi per dire qualcosa, ma non l'abbiamo scoperto. Mazzarri. Di Mazzarri, E che esatto. Mazzarri magari probabilmente le premesse perché sia meglio ci sono, perché appunto è uno che cambia modulo in durante la partita, mentre forse Mihajlovic era un po' troppo e giocava con, anche quando ha provato con due centrocampisti non andava bene, o hai due centrocampisti e no, di spessore, o altrimenti Vero. solo con due centrocampisti, Non ce infatti la fai. abbiamo visto Ventura con la Spagna con due centrocampisti, che figura che ha fatto. Non Allora, con ricordiamo noi queste andava bene cose. quel modulo lì in Serie B però, ma in Serie A ha subito messo 3-5-2, che lui che non aveva mai giocato col 3-5-2. Dall'ambito tattico, secondo me Mazzarri è bravo. Poi a livello di pubbliche relazioni potrebbe mandare il suo secondo, perché se trova le scuse che trova. Tra l'altro, dopo vi svelo 6 aneddoti riguardo al mister nuovo. Volete aggiungere qualcosa riguardo a Su Mazzarri? Mazzarri, ma più che altro io sono Previsione del fiducioso. tempo di oggi, no scherzo. Se piove è un problema. Se piove è un problema. Sta piovendo qui. A Torino piove molto, tra l'altro. Appunto. Piove sicuramente più che a Vabbè, Milano. per la prossima, vabbè, adesso poi abbiamo la pausa. Per la prossima sarà in trasferta contro Sassuolo, quindi. Ah boh, no, là non piove di solito tanto. No, comunque io Lorenzo. voglio aggiungere sì che appunto Mazzarri è molto più duttile tatticamente rispetto Sì. a Ventura, Mihajlovic, però anche riguardo all'interrogativo dei giocatori che appunto dobbiamo capire se renderanno così, cioè, c'è un po' il precedente, cioè finita la stagione in cui eravamo andati in Europa, quindi l'ultima stagione di Ventura, dovevamo ritornare in Europa, quella stagione lì pian piano è franata. È evidentemente che Cairo ha cambiato anche per evitare che si ripetesse l'ennesima, e quindi probabilmente c'è un problema Assolutamente. anche un po' di ambiente in generale. Mazzarri l'esperienza ce l'ha rispetto ai due predecessori, quindi speriamo in bene. Anche il mercato di gennaio farà la differenza, perché se Tra la l'altro hanno società. già ceduto un De Luca. Ma più che altro se la società decide di investire, deve fare anche qualche cessione. E a quel punto, secondo me, là uno tra Iago Falk e Ah, Ljajic. dici? Forse Ma per rischia quello di che Ljajic rimanere non sta più fuori. giocando? Non lo Non so. lo No, non ci avevo so, non lo pensato, sono so. sincera, eh. Mi Perché dispiace un po' per da come dovrebbe giocare Mazzarri, comunque Abbiamo troppi esterni d'attacco. neanche Sì, Belotti sono quasi certo. sicuri del posto. L'altro è un altro solo, Ma Pirlo. io E io vi preferisco Iago Falk tutta la Ah vita, sì, io pure, sinceramente. anche perché è più Cagol! È più costante. Ljajic magari ha costante. più tecnica, Però. però. E poi magari da Ljajic incassi anche qualcosa in più. Sì. Sì, però non lo so, a me Ljajic è piaciuto tanto come giocatore, ha anche fatto tanti gol, soprattutto l'anno scorso, quest'anno un po' meno, ha No, sì, giocato anche certo. meno, quindi un po', Ma sarebbe un po' un io ho un parere peccato. differente, perché appunto è vero che sono stati ceduti qualcuno che ha giocato pochissimo, però secondo me quest'anno, forse a gennaio, movimenti non ne faremo, perché almeno questa è la mia opinione, perché Cairo, se si faranno poi gli ultimi giorni, così Mazzarri avrà tempo di valutare meglio il giocatore, però Cairo potrebbe anche dare un messaggio in piccolo a Milano, dice guarda, la rosa è questa, Mazzarri me la valorizza in un certo modo, tu non sei stato in grado di trovare la chiave giusta, e quindi potrebbe anche essere questa, anche perché poi a gennaio è sempre più difficile fare trattative, insomma, i giocatori solitamente costano di più di quello che del loro valore è vero, e quindi insomma
Certo. Poi vedremo. A tal proposito, per agganciarmi a quanto dite, Toro News ha scritto un articolo in cui appunto diceva la sovrabbondanza del reparto offensivo Granata diventerebbe palpabile in un ipotetico 3-5-2 noto come modulo di Mazzarri. Appunto, infatti, al fianco di Belotti sarebbero almeno 4 giocatori a contendersi una sola maglia da titolare: Iago, Ljajic, Niang e Berenguer, senza considerare in più anche un ipotetico Boget, bravissimo Lucas, un esterno puro come Edera e i giovani Sadik, c'era anche De Luca che abbiamo visto forse per la prima volta contro il derby, che però abbiamo visto anche Ire perché sì, è partito. Penso che anche Sadik ritorni alla Roma senza... Ma non mi dispiace, ma manco a me, sincera, manco mi dispiacerebbe. Manco a me. Ha sbagliato tutti fuori gioco col Crotone. Io sacrificherei un esterno per un'altra punta al posto di Sadik, perché in ogni caso Belotti o Niang si possono sempre far male. Abbiamo visto quest'anno, si è fatto male Belotti, abbiamo giocato senza il centravanti. Se Niang si fa male abbiamo Lucas, che però è un giovincello, 21 anni. Forse Boyer potrebbe indicato, però Boyer la porta non la vede. Non ha ancora mai segnato, forse in Coppa Italia, ma non vorrei dire una fesseria, sì, ma in campionato non ha mai segnato. No, aveva segnato l'anno scorso con Sassuolo, aveva aperto. No, mi riferisco a quest'anno. Sì, ha segnato quella partita in Coppa Italia che abbiamo vinto 6-7-0. Sì, forse. Con chi è che abbiamo giocato? Sì, comunque, 7-0 avevamo vinto. Al fila forse addirittura, abbiamo giocato. Comunque abbiamo vinto in Coppa Italia all'inizio, ad agosto, vinto. Sempre inizio stagione quando sono meno pressioni. Poi esatto, dopo quando tutti sono un po' a cuore leggero. Esatto. Rimpare sempre amore, peccato che al Toro non si verificano queste cose. Allora, Mazzarri ha esordito ai microfoni dicendo: ringrazio il presidente e saluto voi. Le prime impressioni, quando mi ha chiamato il Cairo, ho trovato subito molto feeling, perché abbiamo detto che secondo me i contatti erano già vecchi, che nel calcio è molto importante. Poi anche se credo di essere ormai un tecnico navigato, entrare nel Philadelphia mi ha fatto venire la pelle d'oca. Questa è una società gloriosa, io ho bisogno di stimoli e in questo momento sono molto carico e anche un pizzico emozionato. Sono rientrato in Italia perché sentivo che questo ambiente è l'ideale per me. Già quando venivo qui a giocare contro, lo avevo sentito dentro, penso di poter fare bene. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per far rendere i nostri giocatori. Quindi chi lo sa che con questa premessa il mister possa portare veramente una ventata di tecnica nuova, grinta nuova. Sicuramente è il modo migliore per presentarsi. Esatto, esattamente. Vi dico qualche curiosità del mister, del tipo che parla sempre con la mano davanti alla bocca. Alla Cassano, bravissimo. Tutto era nato proprio perché doveva confrontarsi con questo giocatore che sappiamo essere un po' focoso, quindi doveva tenere la bada, però non voleva che... È lui che l'ha rilanciata. Esatto, non voleva che... si vedesse da casa che cosa dicesse al suo giocatore, quindi mano davanti. E l'abbiamo anche già visto proprio contro il Bologna, che a un certo punto si è messo a parlare così con la mano davanti, quindi potrebbe essere una nuova tattica anche per noi. Se vi devo suggerire durante il quiz, faccio mano davanti. Poi un'altra, vabbè, che trova sempre queste scuse così, un po' questi alibi che non sono proprio fondamentalmente magari fondati. Un'altra curiosità è che lui si toglie la giacca quando la partita non va bene. Si toglie la giacca perché vuole sia dare un simbolo, un segnale più che simbolo, ai giocatori in campo, come per dire: ragazzi, io mi sto scaldando, mi arrabbio, poi dopo mi sentite in spogliatoio, quindi vedete di correre, di filare dritto. Sia perché sembrava essere scaramantico, lui un po' scaramantico, quindi sembrava portare bene questa sua gestualità, quindi chi lo sa. L'unico rammarico, se devo dire, riguardo alla partita contro il Bologna, di cui poi adesso inizieremo a parlare, è stato che non aveva niente Granata. Non so se avete fatto caso. Mihajlovic ha sempre avuto quello sciarpone gigante, con lo stemma del Toro, un bel Toro così come abbiamo noi a Mondo Toro.
Lui zero, tutto neutro, una spilletta, niente, quindi vabbè, mister. Magari non gli sono ancora arrivate le cose. Ma anche nelle altre squadre non ha mai appello avuto, al mister. Anche nelle altre squadre non aveva mai. E vabbè, per quanto riguarda le sciarpone di Mihajlovic, è allievo di Mancini, e Mancini lei mette anche le sciarpone. No, ma è vero, non è vero. Mancini è una persona elegante. Assolutamente. Ed è lui che ha inventato la sciarpone della squadra. Però mi sembra comunque una carineria. Certo, no, 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 bello, bello. Quindi vabbè, appello al solito mister. C'è il completo anche della società. Esatto. Beh, completo lo devi mettere, quello no, no, a quanto pare era un completo classico. Sì, no? C'è solo lo stemma della società. Sì, una piccola spilletta, non so, un braccialettino come ha qua il nostro Roberto, una camicia a granata come il nostro Matteo, vabbè, no, sì. Cose così. Appello al mister, mister, mi raccomando, facciamo in modo di avere qualcosa che ci identifica per la squadra che abbiamo cucita nel petto. Se posso, assolutamente. Vista la mia veneranda età. Ah, una collanina come Roberto, con questo torello rampante. Vista fantastico. La mia veneranda età, anche lì siamo precursori. Siamo. È stato precursore un allenatore del Toro. Sì. Perché il primo a mettere i colori della squadra in panchina è stato Gustavo Giagnoni, che aveva il suo colbacco, e quello è il mio primo Toro che ho visto dal vivo, con la bella sciarpa, ecco, di lì, e lui è stato il primo, altrimenti se va a vedere a quell'epoca non c'era, da parte degli allenatori non c'era questa, il primo è stato Giagnoni a mettersi l'eschimo blu, il colbacco e a me, vabbè lasciamo perdere, quello non si può dire nei derby. Allora, no, anticiperei il nostro prossimo argomento, vale a dire l'Epifania, che tutte le feste si porta via, ma a noi invece ha portato 3 punti, quindi veramente felici, con l'intervista pre-partita che abbiamo fatto proprio in occasione di Torino-Bologna. E tra pochissimo inizierà Torino-Bologna. Cosa ci aspettiamo da questo nuovo mister? Io mi aspetto una svolta a livello caratteriale soprattutto, perché per quanto Mihajlovic avesse dato la sua esperienza, probabilmente non è bastato, ci vuole qualcosa di nuovo. E secondo me è il momento giusto questo per provare a cambiare qualcosa, anche perché facciamo ancora in tempo a recuperare terreno in classifica, insomma. Ma ce la faremo per l'Europa? È difficile, io dico un 40%, non di più, perché abbiamo anche altre squadre davanti che sono dure da affrontare, però abbiamo ancora un giro di ritorno, dobbiamo cambiare marcia sicuramente. Assolutamente, sempre solo? Forza Toro! Io magari potevo parlare con l'addetto stampa, okay, però forse... Allora, il nostro Roberto ci stava svelando degli aneddoti, perché dovete sapere che lui faceva, possiamo dirlo... Sì, ormai sono passati tanti anni. Okay. Cioè, lo steward, proprio per il nostro Toro, quindi fa tantissimi... E l'ho fatto solo troppo poco, solo 3 anni, però sono stati però... 3 anni... E tra l'altro, ti interrompo un secondo perché vorrei ringraziare Fabio Barucci per il contributo video. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma torniamo tra pochissimo a parlare del Toro, di questi aneddoti di Roberto, di tantissime novità. Solo 3 anni sei stato steward. Sì, purtroppo. Però sono stati molto, molto, molto intensi, tra cui lì in mezzo c'era la festa del centenario, che è stata una giornata fantastica. Wow. E però purtroppo non, come si dice, oramai il calcio sta diventando troppo lontano dalle persone. Dalle famiglie, il fatto anche degli allenamenti a porte chiuse. Queste cose qui purtroppo stanno diventando delle entità astratte un po', i calciatori e quelli dell'ambiente. Il Philadelphia, il vecchio Philadelphia, anche quando non c'era allenamento il cancello era sempre aperto. Certo. E c'erano sempre i pensionati che facevano montecitorio, anche quando uno non sapeva cosa fare. Non sapeva cosa fare, o magari vabbè io o tagliava da scuola, ok, dove andava? Andava al Philadelphia a fare un giro, anche perché qualcuno c'era sempre, anche se la squadra era via, però c'era sempre qualcuno dentro, il cancello era sempre aperto. Adesso è diventato un po', se non c'è allenamento non aprono. E non sempre aprono, per carità, oramai è cambiato il calcio, ci sono le tattiche, tutto quello che vuoi, però la vicinanza con le persone, con i tuoi tifosi non deve essere mai negata, secondo me, proprio per una questione di attaccamento. Però purtroppo ormai
Non ai giocatori, io penso che i giocatori siano più contenti se lo stadio è pieno. Certo. E io penso che per un calciatore giocare in uno stadio semivuoto non sia così soddisfacente. Che poi la gente a casa paghi le televisioni per non andare più allo stadio, però secondo me... Io poi, vabbè, un peccato, io sono un drogato di stadio da quando ero bambino, mi piace andare allo stadio. Certo. Adesso ne ho perso un po' l'entusiasmo, però appunto vorrei solo che, vista l'emozione che ci ha dato a maggio scorso l'inaugurazione del Philadelphia, che è stato bellissimo, io sono stato con suo papà e degli altri amici. Andata, che anche lì non hanno fatto scendere in campo, hanno fatto solo fare quel giro. Fatto fare il giro, però... Un po' di dispiacere. Si dovrebbe far sentire di più ai tifosi, visto che oltretutto è in un posto bellissimo, perché a 200 metri dallo stadio, in un quartiere che tranquillo, che dove respiri, no, ma poi in un quartiere dove respiri toro. Cioè. E vederlo sovente passarci vicino e vederlo chiuso, dopo che l'abbiamo aspettato 20 anni. Dopo che abbiamo visto coperto con i teloni, perché... Forse tu non te lo ricordi neanche quando l'hanno buttato giù. No, però io ho una famiglia storica granata alle spalle, quindi vivo dei ricordi, dei racconti di mio nonno, mio padre, quindi fu un dispiacere anche per me e l'ho vissuto nei racconti. Chi è che ho interrotto di voi due che stava? No, io dicevo che comunque, cioè quello che dice lui è vero, che comunque il calcio si è un po' staccato, come è capitato anche alla Formula 1, però ultimamente alla Formula 1 qualche ravvicinamento ai tifosi l'ha fatto, quindi se l'ha fatto quello appunto sport motoristico, perché non potrà farlo anche il calcio? Esatto. Sì, è un po' diventato tutto un circolo più di economia, sì, no? Noi guardiamo l'Italia, però all'estero per certi versi è ancora peggio. Ad esempio il Manchester United, avevo visto in televisione uno speciale sulla Champions, si allena in un posto che è in mezzo alla campagna, dunque non so quanta gente va a vedere l'allenamento. Con Mourinho adesso ancora di più. Ecco, e dunque ormai i calciatori sono diventati delle entità, è difficile che tu incontri un calciatore, per carità, in centro ogni tanto qualcuno lo incrocia, però è difficile che tu vedi un giocatore che frequenta sempre lo stesso bar e va per far colazione, saluta i tifosi, difficile, una volta era diverso. No, sì, no, quello è vero. Una volta era diverso. Guarda, ho letto l'anno scorso, ho letto un bellissimo libro su Meroni, La farfalla granata. L'ho letto e c'era un aneddoto che mi ha colpito quando io ero a Genova, che era con non mi ricordo più chi, che si provava dei vestiti e dei tizi gli hanno portato via la macchina e lì il compagno che era con Meroni è andato due a dire: ma guardate, questo è Meroni, poi sono tornati indietro, gli hanno portato la macchina, gli hanno chiesto scusa, cioè quella poesia lì si è un po' persa. Pulici, in generale, che io vorrei che ritornasse. Pulici usciva dallo stadio, abitava in via Monfalcone, io no, gente che lo conosceva ai tempi, io l'ho conosciuto troppo tardi, ho fatto una foto al Philadelphia un 4 maggio, erano una vita che aspettavo questo momento. Ma sì, perché era il mio, quando ero bambino era il mio idolo. Certo. E Pulici usciva dallo stadio con la borsa, andava a casa a piedi dallo stadio, i tifosi dietro, i bambini dietro, fino a casa, certamente. Ma lo stesso Meroni si divertì a fare le interviste. Ho visto io ancora negli anni 80, un giorno eravamo nell'antistadio lì, il comunale era diverso da oggi, c'erano le aiuole, c'erano le piante, era bello andare a prendere il caffè prima della partita. Mi ricordo Ezio Rossi, ho visto entrare Ezio Rossi tranquillo con la sua borsetta, arrivava da casa perché lui abitava vicino al Philadelphia. Tranquillo, adesso non quelle cose lì non le vedi, e se arriva li vedi arrivare con dei transatlantici con quattro ruote che appena ti tirano giù il finestrino. Io non sono già il tipo da andare lì a chiedere, non sono ma tipo da anche la voglia, sinceramente. No, però di andare lì e questo tira tanto giù, così vedi in televisione, tira giù tanto così il finestrino, ciao, tira fuori lì, firma l'autografo, è un bambino, fallo salire sopra la macchina, portalo fino fuori al cancello, poi tanto per dire. Tanto una volta al Philadelphia i giocatori uscivano e si trovavano tutti i pensionati che gli davano i consigli. Era adesso bellissimo. Ci sono i cantieri per andare a sopperire queste mancanze, signori. Abbiamo i cantieri. Il cantiere del Philadelphia, se fossi stato un pensionato, sarei andato a vederlo. Ma anch'io perché non sono pensionata, ti dirò, Roby. Allora, spostiamo il focus su ciò che si è verificato sabato 12:30, stadio del Toro a Torino, maglia granata, De Silvestri, Nyang e Iago battezzano
La prima volta di Mazzarri sulla panchina del Toro. I granata in campo con gli uomini e il modulo di Mihajlovic dominano in lungo e in largo, giocando una gran partita. La svolta può iniziare. Ci è piaciuta questa partita, Matteo? Sì, è stata, direi, la miglior partita del Toro quest'anno, probabilmente. Sì. Soprattutto la cattiveria dei giocatori si è vista. Niang ha fatto un gol bellissimo, perché comunque... è uscito dallo stadio con gli applausi dei tifosi. È uscito dalla sostituzione con gli applausi, che non me l'aspettavo sinceramente tutto questo. Però il gol è bellissimo, perché il gol lui pensa si è liberato al benissimo. Difensore che si è liberato sta per fare la scivolata, finta, si posiziona la palla su quello, sull'altro piede, no, veramente un gran gol. Ma infatti secondo me lui, io l'avrei già fatto giocare come si è fatto male Belotti, l'avrei fatto fare la prima punta. Perché... ma non era comunque così cattivo, no, come in questi ultimi settimane. Però sì, non è, secondo me non è uno che, da portare palla sulla fascia in quel modo, perché lo vedi, salta un uomo, poi lì è lento, è pesante. Invece da punta, sai, allarghi i gomiti, ti fai spazio, la palla la butti, poi appunto lui è fisico, può aprire spazi per gli altri. Renzo. Sì, no, poi c'è anche da ricordare questo piccolo aneddoto, che è la prima vittoria senza Belotti, tra l'altro, che riusciamo incredibile, a fare. Incredibile, esatto, cioè, sarebbe stato sta diventando punto. Quasi un tabù, un qualcosa che anche un po' dell'incredibile. Tra l'altro, per Belotti, novità del rientro? Lascialo stare tranquillo lì, che si riprenda bene, visto che è già il primo infortunio. Infatti, troppo in fretta, lasciamo stare. Cioè, piuttosto, meglio tenerlo, fare una partita in più, ma poi averlo, che averlo per una volta e mezza, che ha paura di giocare, di mettere la gamba, di rifarsi male, secondo quindi me, non gioca al 110% esatto, e si rifà male. Secondo me, già la beffa. Lo scorso infortunio doveva stare ancora fermo almeno 15 giorni. Sì, doveva saltare neanche andare e non andare in nazionale. C'era la questione della nazionale. Ho capito, ma che io mi devo rovinare un giocatore per andare a fare una figura così in nazionale. Ma lui comunque voleva salvare anche la faccia Ventura. Certo, ho capito. Però capisci che poi ha giocato una sventura. Ne va della sua carriera, però, quest'anno si è mangiato la stagione, ha fatto 4 gol. No, è vero, che rischia che se si infortuna di nuovo si rompe il ginocchio. Scusami, è uno che ad esempio a Roma, quando sono stato a Roma, che sono andato a vedere la Coppa, parlavo con dei parenti di dov'ero, e mi hanno detto: ah, però sto Belotti era sopravvalutato. Ho detto: no, Belotti non era sopravvalutato, no. Perché uno che ha fatto tutti quei gol non è che diventa scarso l'anno dopo. No, ecco. 20 gol Belotti a stagione li può fare tranquillamente. Allora, però deve essere in forma. Se tu lo fai rientrare prima, rischi, e infatti si è fatto male di nuovo. Io quando ho visto che è rientrato così presto, ho detto: come? Con i legamenti, con quello che si è fatto al ginocchio, rientra già. Perché? Perché lì c'erano degli interessi, sì, appunto, come dice lui, di fare la nazionale. La nazionale, tanto, cosa gli è rimasto? È rimasto e ha fatto una figuraccia. No, aver giocato in maglia nazionale. Ho capito, però capisci che noi il Toro, i giocatori i nazionali, i nostri giocatori, non è che siano mai stati troppo considerati. Guarda, Belotti era ben quotato. Certo, però io mi ricordo Pulici con la nazionale, non ha mai attecchito molto, benché gol ne abbia fatti parecchi. Poi avevamo avuto quasi tutta la squadra in nazionale, ma era in panchina perché c'era la Juve titolare. I mondiali d'Argentina c'era il Toro e la Juve in nazionale. Però con la nazionale io preferisco che i giocatori si riguardino per noi. Se poi in nazionale, perché tanto la nazionale, tra gli europei e i mondiali, a me la nazionale no, ma neanche i mondiali, sinceramente. Certo. Dipende anche chi c'è. C'è soprattutto seduto in panchina. Chi c'è seduto in panchina? Sai che noi siamo prevenuti. Tra l'altro, adesso chi c'è seduto in panchina? Nessuno. Non c'è nessuno. Nessuno, non pervenuto. Nessuno. Ma non capisco, cosa aspettano? Infatti, c'è un amichevole, ci sarà tra almeno prima devono leggere il presidente. Ho capito, ma devi pianificare. Cioè, fra 2 anni sono gli europei, non è che... Sì, no, lo so, ma ci sono poi tutte le beghe tra le società, insomma, devono... C'è un ginepraio poi che devono... Poi, affari loro, perché tanto a me non mi riguarda, perché a me interessa il Toro, però... Io vedo, ma che modo è di il presidente non si voleva dimettere, cioè il calcio, la Lega è commissariata, la federazione è commissariata, cosa siamo? Sì, ma infatti tutto da lì deve ripartire. Capisci che se già dal chiamiamolo ministero, perché è il ministero del calcio, se già da lì vedi che se l'esempio è quello, è tutto lì, ecco perché l'Italia va male, perché il calcio italiano va male.
Allora, io vi lascio, cari telespettatori, qualche minuto per riflettere su queste, non so, queste cose che ci lasciano un po' l'amaro in bocca. Anzi, facciamo così, scriveteci a Mondo Toro TV, pagina Facebook, o Mondo Toro TV, pagina Instagram. Siamo ben contenti di leggere i vostri messaggi e ospitarvi in puntata. Pubblicità. Saranno in su. Eccoci qua, siamo ritornati insieme, meno male. Allora, stavamo parlando proprio della partita Torino-Bologna. Ritorniamo nel clima con l'ultimo video pre-partita, proprio Torino-Bologna. Il derby si è concluso con un risultato che nessuno di noi sperava. Mihajlovic è esonerato dal suo compito. È un bene o un male? È un bene, perché erano mesi che non si vedevano comunque dei cambiamenti nella squadra, e perciò a questo punto, tanto non si andava da nessuna parte, direi che è stata un'ottima scelta cambiare per vedere se possiamo fare qualcosa di differente. Anche perché si diceva che il Torino fosse ammalato di pareggite, sarà guarito? Speriamo, già da oggi, lo speriamo tutti. Pareggite però non è proprio così un male, perché comunque vuol dire essere equilibrati. Direi che ci manca proprio solo quel passaggio in più per ambire a qualcosa di più importante, ecco, dalla metà classifica. Quindi siamo fiduciosi, sempre solo. Forza Toro. Grazie mille. Eh sì, allora, dobbiamo ringraziare Marco Sabbio per questa intervista, perché ogni volta che io mi appropinco fuori dallo stadio per appunto intervistarvi, tantissimi scappano, non hanno tempo. No, no, mi raccomando, io mi offendo, il nostro Lorenzo è entrato nella squadra di Mondo Toro proprio perché è stato captato durante una trasferta del Toro. Abbiamo guardato la partita tutti insieme. Poi posso farti un'intervista, Lorenzo? Posso? Allora, facciamo così: siccome abbiamo altri due video post partita, ci vediamo già un video adesso, poi commentiamo e ritorniamo. Secondo post partita 3-0 Torino-Bologna. Questo mister Nova ha portato bene. Sì, ha portato bene, sì. Ho visto una squadra più ordinata tatticamente, i giocatori hanno dato qualcosa in più per tutta la partita. Insomma, Niang ha corso sempre. Ha segnato il numero 11. Ha segnato pure. Rincon non l'ho mai visto così aggressivo, quindi... De Silvestro che correva, che sembrava, non so, stesse facendo una gara poi di... Cioè... veramente velocissimo. No, è vero, è vero. Cioè, rispetto alla gara col Genoa, cioè, la squadra con Mihajlovic si spegneva col passare del tempo, se non riusciva a trovare il risultato. Invece qui si è rimasti vivi, perché il Bologna con il Genoa ha fatto praticamente niente. Esatto. E quindi si vede che Mazzarri ha toccato le corde giuste, non lo so. Comunque meno male che iniziamo bene, perché insomma ieri la Fiorentina ha pareggiato con l'Inter, il Chievo ha pareggiato con l'Udinese. Esatto. E quindi insomma, beh, grazie mille, sempre solo Forza Toro. Ma mi sembra di conoscerlo. Anche a me mi sembra di conoscermi. Lorenzo Bollone, hai qualcosa da aggiungere a questo match vittorioso? Cioè, torno a ripetere, c'è stato questo qualcosa in più, appunto, un ordine. La squadra era tatticamente più ordinata, i giocatori erano più aggressivi, però tutti compatti sulla linea di metà campo, recuperavano sempre le palle sul Bologna. Poi c'è stato anche il fattore positivo, che appunto c'è stato l'interruzione del fallo di Baselli, poi è arrivato il rigore, parato da Sirico, poi è stato il raddoppio. Se ci fosse stato Mihajlovic, non lo so se Sirico avrebbe parato poi il rigore. Cioè, insomma, godiamo di questa vittoria. No, sì, infatti, questo potrebbe essere poi appunto un punto di svolta, perché poi la domenica altre squadre hanno vinto, il Milan ha vinto, qualcun altro ha vinto, quindi l'Atalanta ha vinto, siamo rimasti lì agganciati, la esatto. Sampdoria ha perso col Benevento, e quindi se perdavamo, pareggiamo col Bologna, uscivamo dal treno e facciamo come l'anno scorso, che... Insomma. Mediocrità della classifica. Esatto. A proposito di classifica, io mi lancerei un attimo su Matilde per il punto social, e proprio dopo la vittoria del Torino tantissimi sono stati i giocatori che si sono scatenati sui social, soprattutto Instagram, pubblicando foto, dedicando frasi alla squadra,
Primo fra tutti, Niang. Abbiamo il post, Matilde? Sì. Allora, grande partita con la squadra, molto contento, bella partita. Mille lingue, veramente. Sì, grande partita, sono contento di aver segnato e fa gli auguri al suo caro amico Acqua. Acqua, esatto. E tra l'altro abbiamo anche poi i posti Acqua. Però prima di andare a pescarci il posto di Acqua, io ti chiederei, siccome Lorenzo ha citato il fattore agganciamento, che termine che non esiste, però vabbè, ai punti, nel senso abbiamo agganciato le altre squadre, ma abbiamo perso il treno dell'Europa, andiamo a leggerci proprio la classifica di Serie A. Sì, allora, apre la classifica il Napoli con 51 punti, segue la Juve con 50, Inter 42, Lazio 40, Roma 39 e ancora Sampdoria 30, Atalanta 30, Udinese 28, Fiorentina 28, il nostro Torino con 28 punti, stessi punti Milan, Bologna 24, Chievo 22, Genoa 21, alla 15ª posizione Sassuolo con 21 punti, Cagliari 20, Spal 15 e infine Crotone 15, Verona 13, chiude la classifica il Benevento con 7 punti. Esattamente, grazie mille. Tra l'altro, mentre noi discutiamo di questa classifica, ti chiederei di andare a cercarci il posto di De Silvestri, che ha fatto questa esultanza bellissima. Io stavo volando quando ho visto... un po' da pugilato, infatti l'ha dedicato dei suoi amici appunto di Roma. De Silvestri che ci è piaciuto, De Silvestri che è stato valutato non tanto in realtà, perché ha preso un 6,5 per Torino News e ha anche commentato la partita dicendo: abbiamo affrontato questa partita come andava affrontata, nel primo tempo sentivo una squadra in palla dall'altra parte, abbiamo avuto una marea di occasioni, tante linee di passaggio, poi sono riuscito a sbloccarla io e quindi sono doppiamente contento. Ci è piaciuto De Silvestri? Sì, l'abbiamo già detto. Però comunque è uno che si dà da fare comunque, poi che abbia dei limiti, questo è scontato, però sì. Comunque in area di testa sta facendo ricordare un po' Glick, che è riuscito a fare 7 gol in una stagione, in un campionato. Di questo passo ci riesce anche lui. Più della metà secondo me, quindi. Lì è utile, sì. Poi vabbè, è naturale, ha qualcosa sopra, bisogna soprassedere, non è un fuori classe. Sì, no, diciamo che tante però, volte va a sopperire gli errori con i gol. Sì, però quello che... Bravo, quello che, sì. E si prova un po' più avanti forse. Quello che interessa soprattutto a noi, a parte i limiti tecnici, che purtroppo non siamo una squadra di vertice, dunque ci sono. Quello che noi abbiamo sempre voluto, qualsiasi tifoso del Toro, è vedere il giocatore che esce con la lingua fuori, che si danna per la maglia che ha addosso. E vedere di perdere calandosi le braghe, a noi non è da Toro, via, diciamo così. Certo. Tutto lì. Certo. Matilde, l'hai trovato De Silvestri? Sì. Hai bisogno di entrare qualche minuto e torniamo tra poco? Eccolo, vediamo la schermata video. Eccolo qua il post. Che cosa ha commentato? Scrive: mentre si carica per l'esultanza più bella del mondo. Amici. Esatto, poi ha taggato tutti i suoi amici perché appunto ha fatto questo gioco con i pugni che ha fatto, che poi ai tifosi secondo me piacciono queste trovate un po' particolari, ma sì, fanno sorridere. Mi ricordo l'aeroplanino di Montella. Cavolo. A Roma invece, ad esempio, dopo Bel che ha segnato, ragazzi, la testa, cioè. Tra l'altro hai visto la pubblicità, c'è una pubblicità che c'è Buffon e un bambino. E il bambino gli fa così a Buffon. Ma sì, forse qua della Panini, dell'album calciatore. Ma non l'avevo già vista, ma non avevo mai fatto caso. Io l'ho visto e c'era l'età a Buffon. Anch'io l'ho Buffon vista. E poi inquadrano il bambino e il bambino. Sarebbe bello anche se Belotti rimanesse più tempo, proprio perché i bambini hanno imparato a fare così. Guarda solo appunto quanto ha preso sui bambini. I bambini devi essere un esempio. Lui ha dimostrato già solo con quel ma poi appunto è un ragazzo per bene, sì, poi da tutto in campo, diciamo che speriamo che faccia come Bianchi, ma per che fare da tanti anni segni tanti anche gol, anche se abbiamo capito che in realtà la sua squadra è un'altra, lo so però in questo che momento è andato bene, perché a questo momento in questo momento quella squadra lì c'è un caos, 28 punti insomma. Tra l'altro per differenza reti pure sotto il Milan, lo dovrebbe fare per lo stipendio, le pretese
nel Milan sono le pressioni sono altissime. Sì, ovvio. Sì. Guarda Kalinic come lo stanno surclassando. Sì, anche perché Kalinic, sì, cioè per loro, secondo me, quello che manca, i punti che mancano a loro è proprio perché non hanno comprato Belotti. Se avessero avuto Belotti, sì, la mancanza, però... sempre che non si facesse, non si fosse fatto male anche da loro, con Belotti lì davanti, penso che avrebbero fatto di... Anche perché a me Kalinic non è che non mi è mai piaciuto. No. Poi, cioè, da Aubameyang a Belotti a Kalinic c'è un po' di differenza. No, quello sì. E ora gioca Cutrone. Vabbè, a Cutrone è l'unico che non hanno pagato. Diciamo. E è quello che ha segnato più di tutti. Allora, siccome siamo in chiusura, vorrei. Un pronostico: il Torino al brucio riuscirà ad andare in Europa, sì o no? Lorenzo? Non lo so, perché io spero di sì. Secondo me le possibilità ci sono, perché secondo me ce la giocheremo più che altro, io penso, con la Sampdoria e con l'Atalanta. Secondo me questo Milan, il vediamo. Milan non lo so, però le altre, la Fiorentina, c'è non la vedo, ma la Fiorentina, quindi è un po' c'è la Sampdoria, Matteo. Sì no, però siamo lì senza mercato, no? Senza mercato, no? Senza, quindi mercato, mi raccomando, no. Questo mercato, Roberto, io voglio essere ottimista. Non voglio solo andarci per demeriti fiscali altrui, voglio andarci come, con le nostre gambe. Come fu Illo Tempore qualche anno fa. Poi io c'ho sempre un pochino di. Però mi parlano tanto, andato in Coppa UEFA, perché il Parma, dunque ci dobbiamo andare con i nostri gol, con i nostri fumi. Tutto lì. Ma per quello ti dico, senza mercato arrivare davanti all'Atalanta la vedo impossibile. Ce la giochiamo, Davanti all'Atalanta non ci arriviamo. No, infatti, davanti all'Atalanta senza mercato. Possiamo arrivare anche davanti al Milan, alla Fiorentina. Davanti al Milan è più facile che davanti all'Atalanta. Ma Samp e Atalanta sono solo più due rispetto a noi, che siamo a 28. Sì, poi la Sampdoria comunque sta un po' calando. Ma poteva tenere quel ritmo lì. Sì, è vero. Un po' come noi l'anno scorso, il girone d'andata, che spaccavamo tutto. Esatto. Una situazione simile. Abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso l'anno scorso. Volare, poi infatti, con l'Inter siamo caduti da lì. E regressione poi, totale, ma speriamo che non accada. Ma dopo il derby, noi se perdiamo il derby, lo perdiamo. Ci piace questo battere di propositivi. Allora, io vi ringrazio per essere stati dei nostri, ringrazio i telespettatori che da casa ci avete seguito. Quindi, grazie super a Roberto Capello. Buonasera Roberto, alla prossima allora. E ancora Matteo Boasti. Grazie a tutti. Lorenzo Pollone. Grazie a tutti. Matilde, grazie per essere stata con noi questa sera, così in maniera inaspettata. Di nuovo, buona serata, ci vediamo domani per la replica delle 13, sempre GRP2 News, canale 114. E vabbè, l'appuntamento, come di consuetudine, ogni martedì 21:30. Buona serata!